E voi chi siete? Italymen al servizio del cittadino e sono in Ronda. Censorino Teatino al servizio del cittadino. Seguiteci su Censorino Teatino blog. Ciao! Ciao! Salve a tutti amici spettatori. Siamo qui, Cristiano Vignali e Italymen. Ciao a tutti. No? Per parlare oggi dell'esclusiva che ci ha concesso l'assessore Melidero al bilancio del Comune di Torino. L'assessore Melidero ci fornirà, parlerà nell'intervista che vi mostreremo, dei dati e dei risultati che l'amministrazione ha ottenuto per il 2013. Ed è una cosa molto seria. Una cosa molto seria, perché rendere pubblico ovviamente dei dati in un'intervista è un servizio che viene offerto al cittadino. Vediamo il servizio dell'assessore Melidero. Salve, buongiorno, sono Cristiano Vignali e siamo oggi con, ancora una volta, con l'assessore Roberto Melidero alle finanze e al bilancio del comune di Chieti. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei e a tutti qua. Oggi parleremo di un'altra cosa che interessa molto i cittadini e che è giusto che sappiano: le agevolazioni fiscali nella politica fiscale comunale. Assessore, voi avete previsto una no tax area qui a Chieti, giusto? Sì, certamente. Noi abbiamo previsto una no tax area che vuole essere uno slancio per l'economia cittadina. La politica fiscale portata avanti a questa amministrazione è una politica fiscale che deve cercare di coniugare da una parte il recepimento di tutta quella che è la legislazione nazionale, che nell'ultimo biennio è molto pressante per il rientro del debito pubblico, ma dall'altra abbiamo cercato di inventarci, di creare qualcosa che potesse, che dovesse agevolare quella che è l'economia cittadina, che come tutta l'economia italiana e internazionale è in difficoltà. Abbiamo creato una no tax area, cioè una zona dove non c'è tassazione, e che riguarda nello specifico via Cesare De Lollis, piazza Malta e nel 2013 da quest'anno anche via Toppi. Che vuole essere? Vuole essere una zona in cui le nuove attività di natura economica, commerciale, ristorative, ricreative che vanno ad aprire nel corso di questo anno avranno un'esenzione dal pagamento di quella che è la tassa di occupazione del suolo pubblico e anche di quella che è la TARES per 3 anni, e quindi tutto ciò che è dovuto in termini di casse comunali andrà a poter essere, tra virgolette, risparmiato, potrà essere investito per lo sviluppo di queste attività economiche. E questo è molto positivo, perché se noi vediamo negli ultimi tempi soprattutto, vi sono state organizzazioni di manifestazioni, di serate ricreative, come può essere stata quella del trekking urbano, dove lì dove sono stati messi tavolini in piazza, da parte degli esercenti nuovi vi è stata la possibilità di avere un'esenzione dal pagamento ad esempio della TOSA. Adesso voi avete anche, per quanto riguarda l'IMU, che è un po', diciamo, la nota dolens delle famiglie italiane, che è stata istituita dal governo Monti tempo fa, che cosa avete previsto per Chieti? Qualcosa per l'IMU, per cercare di agevolare i cittadini? Certamente, anche per l'IMU abbiamo cercato di coniugare le agevolazioni. Anche in questo caso vi sono delle agevolazioni molto specifiche che vorrei sottolineare per quanto riguarda le attività di natura economica, le attività di natura produttive. Già nello scorso anno noi abbiamo previsto un'aliquota IMU allo 0,9 per quelle che erano i fabbricati utilizzati in maniera strumentale da coloro che svolgono attività nell'ambito del loro immobile, che possano essere negozi, che possano essere liberi professionisti, che possano essere artigiani. Quest'anno abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo ridotto dallo 0,9 allo 0,8 per tutte quelle che sono le stesse attività previste nel centro storico cittadino. È chiaro che per noi la coperta è corta, quindi se non possiamo fare delle agevolazioni natura vertiginosa, anche se dal punto di vista diciamo così passionale avremmo voluto farlo, perché avremmo voluto agevolare, ma l'IMU purtroppo è una legge dello Stato. Però ciò che dà un ulteriore piccolo respiro economico a quelle che sono le attività del centro storico, e forse oggi come oggi sono quelle in maggiore affanno, in maggiore difficoltà rispetto alle altre zone cittadine che magari hanno una maggiore vivacità.
capacità. Dunque, lo possiamo dire con certezza che i cittadini, per quanto riguarda l'IMU, avranno sicuramente una riduzione quest'anno. Beh, sì, hanno avuto una riduzione perché vi è stata una esenzione per quanto riguarda la prima casa. E in più le attività economiche vanno a godere di questa ulteriore riduzione. Poi vi sono delle agevolazioni più specifiche per le famiglie per quanto riguarda il regolamento della TARES, la nuova tassa sui rifiuti. Quindi anche in questo caso la TARES è stata concepita dal livello statale in modo tale che una parte venga pagata nelle casse dello Stato, quindi vi sarà purtroppo un aumento fisiologico che non è dovuto al Comune di Chieti. Ulteriori agevolazioni? Però noi appunto abbiamo cercato di calmierare, diciamo, questi aumenti fisiologici dovuti alla legislazione nazionale attraverso una serie di agevolazioni, in questo caso più specifico per le famiglie teatine. E appunto che cosa abbiamo previsto? Ad esempio abbiamo previsto una misura ridotta della TARES per le utenze che si trovano ad esempio in queste condizioni, le unità immobiliari escludendo categorie C3 e D, per la discarica a Casoni nel raggio di 1000 metri. A questo quindi abbiamo aggiunto lo stesso tipo di esenzione anche per quanto riguarda i residenti di via Penne e via di Vittorio, un'altra zona della parte bassa dello scalo che risente di quelli che sono dei disservizi dovuti al ciclo di smaltimento dei rifiuti. Poi abbiamo delle riduzioni, in questo caso addirittura delle esenzioni, per le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito unicamente da una pensione minima. Anche esenzione l'abbiamo per quelle abitazioni con nuclei familiari che godono solo di un'indennità purtroppo di mobilità, o ad esempio per quelle unità immobiliari occupate da nuclei familiari in cui è presente uno o più portatori di handicap, o anche per le famiglie, diciamo, numerose, per le famiglie con minimo 3 figli a carico con un reddito ISEE non superiore ai 30.000 euro, è prevista in questo caso una riduzione. O anche per le famiglie che effettuano un'attività cosiddetta di compostaggio è prevista una riduzione. Quindi sono delle riduzioni che vanno a calmierare un po' quella che è la legislazione TARES, in questo caso sono politiche fiscali agevolative per la famiglia. Bene, quindi l'assessore è stato molto chiaro, noi lo ringraziamo sempre per la disponibilità, questo è un servizio che noi stiamo offrendo al cittadino, di far conoscere un po' i meandri burocratici, anche per aiutare un po', diciamo, il cittadino a divincolarsi in questo labirinto che è la burocrazia italiana. Ringraziamo quindi l'assessore Melideo, da Cristiano Vignali è tutto. Grazie a voi. Ringraziamo l'assessore Melideo per la gentile intervista che ci ha concesso. Da Cristiano Vignali e da Ivene, per il censorino teatrino è tutto. E se c'è un'ingiustizia, segnalatela sempre. Segnalatela. E se c'è un'ingiustizia, segnalatela!